Eder, Mech, Pallister. Ho 59 anni e vivo in un quadrilocale al secondo piano del condominio del garage sequestrato. Stavo guardando la TV in soggiorno con mio figlio. Le finestre erano tutte aperte perché in quei giorni faceva un caldo terribile. All'improvviso ho sentito gridare aiuto, aiuto. Ma non mi sono preoccupata subito perché qui gira di tutto e spesso capita di sentire schiamazzi. Poi, c'è stata una pausa, durata molto poco. Ho sentito di nuovo aiuto, aiuto. Stavolta era più vicino e la voce più sofferente. Allora mi sono allarmata, mi sono alzata e sono andata alla finestra. Quando mi sono affacciata, ho visto la ragazza arrivare barcollando. Veniva dalla piazza, in un primo momento ho pensato che fosse ubriaca. Tentava con la mano destra di aggrapparsi alla recinzione della villetta del 32. Forse stava cercando di suonare al campanello per chiedere aiuto. Poco dopo si è lasciata andare ed è caduta all'indietro. Mi sono spaventata perché ho pensato, ha sbattuto la testa sull'asfalto. Quando mi sono affacciata, purtroppo ho visto soltanto lei. Non ho visto biciclette, né uomini scappare a piedi. Sharon doveva avere già chiamato i soccorsi. Io l'ho vista solo barcollare e cadere. Sharon ha provato a tirarsi su, ma non ce la faceva. Quando si è girata sul fianco destro, abbiamo visto il sangue sulla schiena. Abbiamo capito tutto però solo dopo aver sentito delle tre coltellate. Anche perché i carabinieri hanno transennato tutto e si sono messi subito a cercare nelle vie laterali. Chiamati i soccorsi, contavamo i minuti. Sembrava che l'ambulanza non arrivasse mai. Sharon era ancora viva quando l'hanno portata via. Abbiamo saputo che non ce l'aveva fatta dal gesto del carabiniere. I pugni sbattuti per lo sgomento. Intanto sarebbero emerse da una prima analisi eseguita sui telefoni delle crepe nella relazione tra Sharon e Sergio. Sergio ieri potrebbe essere stato convocato per apporre delle firme su atti amministrativi proprio a seguito di quei due sopralluoghi, ai quali ha preso parte come proprietario dell'abitazione. Al comando provinciale sono proseguite anche le audizioni di altre persone informate sui fatti. Si tratta di alcuni residenti di via Castagnate, la strada dove è avvenuto l'omicidio. Per oggi invece non dovrebbero esserci nuove convocazioni di Ruocco, contrariamente a quanto da lui stesso affermato, e non sono previsti ulteriori sopralluoghi alla casa di via Merelli. Ne sembra si possa ipotizzare una svolta a breve nelle indagini per risalire all'identità della persona che ha accoltellato per quattro volte, in maniera professionistica. Visto che tre fendenti su quattro si sono rivelati mortali, Sharon, ma dalla vita di Sharon, non sono emerse nemmeno ombre. Barista con un passato da estetista, la sua vita viene scandagliata in questi giorni da chi indaga proprio grazie alle numerose testimonianze raccolte in caserma. L'obiettivo è comprendere l'ambito in cui è maturato l'omicidio, ma non sarebbero per ora emerse ombre di nessun tipo. Continua tuttavia a non convincere l'ipotesi che ad aggredire la donna possa essere stato uno squilibrato che ha agito per puro caso. Non si spiegherebbe la ferocia con cui ha sferrato i fendenti, ferocia che solitamente, in casi del genere, lascia intendere un accanimento mirato verso la vittima, né si capisce come in tal caso possa aver fatto a non farsi riprendere dalle telecamere nemmeno prima dell'omicidio. Tra pochi giorni si compirà un mese dalla tragica morte di Sharon Verzene, mentre il fidanzato, Sergio Ruocco, continua a essere interrogato dagli inquirenti come persona informata sui fatti, senza avvocato al suo fianco. I carabinieri stanno completando le testimonianze. Ma il quadro del delitto rimane confuso. La madre di Ruocco ha espresso timori riguardo alla possibilità di un lungo protrarsi delle indagini, paragonando la situazione a quella del caso di Yara Gambirasio, caso in cui le indagini si dilatarono per un tempo infinito. Ci sono quattro dettagli chiave da considerare in questa complessa indagine. 1. Il momento dell'uscita. Sharon ha lasciato casa intorno alla mezzanotte del 29 luglio,
un fatto inusuale secondo i suoi familiari. Non è chiaro dove si sia diretta, e le ricostruzioni iniziali che suggerivano un'uscita per jogging si sono rivelate errate, poiché il suo contapassi ha registrato solo un breve tragitto in 50 minuti. È quindi probabile che si sia fermata a lungo in un luogo non sorvegliato dalle telecamere di sorveglianza. 2. L'alibi di Sergio Ruocco. Il fidanzato di Sharon sembra avere un alibi solido. Non ha mai cercato di difendere la sua posizione con un avvocato e ha collaborato attivamente con le forze dell'ordine, recandosi in caserma quando richiesto. Non risulta essere indagato al momento. 3. Mancanza di testimoni chiave. Sebbene ci siano stati alcuni testimoni, nessuno di loro ha fornito informazioni decisive per identificare l'assassino. Un uomo inizialmente affermò di aver dormito, poi ammise di aver visto il delitto dall'esterno senza però fornire dettagli utili. Una donna ha invece assistito agli ultimi momenti di Sharon, che cercava aiuto mentre si trovava in condizioni critiche. 4. Il fattore tempo, con il passare dei giorni, le possibilità di trovare nuovi indizi o tracce che conducano all'assassino diventano sempre più esigue. Questo è un fenomeno ben documentato in numerosi casi di omicidio, e spiega perché le autorità continuino a effettuare sopralluoghi e audizioni quotidiane, sperando di raccogliere informazioni utili. Le indagini sono in una fase critica, e il tempo gioca un ruolo fondamentale nella risoluzione di questo tragico mistero. La comunità attende con ansia sviluppi che possano portare a una conclusione, mentre il ricordo di Sharon continua a pesare nel cuore di chi l'ha conosciuta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.